Wahlheimat Italien. Dies ist die Geschichte von Gustav und Luca. Oder Luca und Gustav, wie ihre Freunde sie nennen, denn das klingt doch besser. Ihre Liebesgeschichte hat vor 8 Jahren begonnen. Seit einiger Zeit aber geschieht Merkwürdiges in ihrem Leben und daher will ich Ihnen diese Geschichte erzählen. È che a me non piace che ci muoviamo, che sembra... Non avevo capito che dovessi fare così, io pensavo che tu volessi fare proprio un quadro, noi fermi, questi sono Luca e Gustav, stanno a Roma, sono 2 giornalisti, era bellissimo. Va bene, facciamolo. Während der bengalische Obsthändler im römischen Viertel Pigneto seine Früchte vorbereitet, denken ein paar Meter weiter unsere Freunde verzweifelt über das Mittagessen nach. Beide sind Journalisten und haben es versäumt, einen Kochkurs zu machen. Seine riesige Metallskulptur Angel of the North. Während einer von Kunst redet und der andere über Filme schreibt, beginnen ihre Mägen zu knurren, die mit improvisierten Rezepten zum Schweigen gebracht werden. Sarah Wieners Rezepte sind das nicht. Für ein Madonna-Konzert würden sie höchstens 15 € ausgeben, für Barbra Streisand noch weniger. Sie ist einfach nicht ihre Lieblingssängerin. Und doch... Jedes Mal, wenn Luca die Schlussszene von So, wie wir waren sieht, kann er die Tränen nicht halten. You look at all. You don't have an iron anymore. Your hair. Sie werfen ihr Geld nicht für Markenkleidung raus. Dafür wäscht Gustav lieber Lukas Pullover bei 90 Grad, damit er sie dann anziehen kann. Zur Entspannung pflegen sie das Kind in sich selbst. Versteckt bleiben nur ihre Klamotten. Ihre Liebe verbergen unmöglich. Dafür plaudern sie zu gern aus dem Nähkästchen. Im Gegenteil, für Werbekampagnen gegen Diskriminierung haben sie ihr Gesicht in die Kamera gehalten. Obwohl die Filmwelt wohl auch ohne sie ausgekommen wäre, hat es ihre Liebe bis auf die Leinwand geschafft. Gerne verwandeln sie ihr Wohnzimmer in eine Disco. Die einzige Disco-Queen, das Mädchen von nebenan. Im Winter fahren sie immer nach Südtirol zu Gustavs Familie. Sie fahren jede Piste, koste es, was es wolle. Und das hat eben seinen Preis. Luca und Gustav haben jede Menge Nichten und Neffen und amüsieren sich prächtig mit ihnen. Die einzige Regel, die Kids müssen sie Onkel nennen. Auf moderne Weise vermitteln sie ihre strengen Ansichten in Sachen Erziehung. Anscheinend funktioniert es aber nicht immer. Lorenzo, per la stampa estera non puoi dire queste cose volgari, poi ci censurano. 8 Jahre lang hat Gustav Luca ständig gefilmt. Eine Art Big Brother, mit dem der Hauptdarsteller meist nicht einverstanden war. Zusammen haben sie einen Umzug überstanden, die Welt bereist und haben so das verflixte 7. Jahr vergessen. Und dass sie im Italien Berlusconis leben. Hier sind sie, 10. April 2006, Wahltag. Ganz Italien sitzt gefesselt vor dem Fernseher und verfolgt die Stimmauszählung. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Hai sentito, amore? La Casa delle Libertà in vantaggio. Die Mitte-Links-Koalition namens Unione schlägt nach stundenlangen Auszählungen ganz knapp die Mitte-Rechts-Koalition. I dati che sono ormai quasi completati dello scrutinio ci indicano che il centro-sinistra ha vinto le elezioni. Endlich! 5 Jahre Regierung Berlusconi sind jetzt nur noch Schnee von gestern. Luca und Gustav haben für Prodi gestimmt und sind heilfroh. Denn eines der Wahlversprechen ist ein Gesetz für eheähnliche Lebensgemeinschaften, auch für schwule Paare. So heißt es zumindest. Leider steht die Regierung wegen der knappen Mehrheitsverhältnisse im Senat ständig am Rand der Krise und versucht nur noch, sich irgendwie über Wasser zu halten. Das Leben von Luca und Gustav geht gemächlich weiter, als plötzlich im Winter 2006... Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir... Hier beginnt die Geschichte. Im Februar ist Gustav auf der Berlinale und moderiert die Verleihung der Teddy Awards. Gleichzeitig hält die Regierung in Rom eine Pressekonferenz. Nach monatelangem Zank präsentiert sie ihren Gesetzesentwurf zu den eheähnlichen Lebensgemeinschaften. Abbiamo varato in Consiglio dei Ministri la legge per i diritti e i doveri delle persone stabilmente conviventi. Diese Dame, die für eine Politikerin fast zu anständig wirkt, ist die Ministerin für Gleichberechtigung Barbara Pollastrini. Che ha un nome, si chiama Dico, diritti e doveri dei conviventi. Soprattutto vi saremo grati se d'ora in poi parlerete di Dico e non più di Pax. Dies hier dagegen ist Familienministerin Rosi Bindi. Immer schon versucht sie, ihre katholische Seele mit ihren linken Ansichten unter einen Hut zu bringen. Ve lo chiediamo proprio come, diciamo, una sorta di riconoscimento della fatica che abbiamo fatto, ma anche dell'impegno che ci eravamo assunti e che abbiamo onorato, che era quella di trovare una via italiana. Verständlich, dass es für die Regierungsparteien nicht einfach war, zu einem gemeinsamen Gesetzesentwurf zu gelangen. Insgesamt sind es 14 Artikel, aber nehmen wir einige doch genauer unter die Lupe. In den Genuss der Rechte und Pflichten des folgenden Gesetzes kommen volljährige, zurechnungsfähige Personen, auch gleichen Geschlechts, genau wie Luca und Gustav. Auch in fortgeschrittenem Alter. Paare aus 2 Männern oder 2 Frauen. Oder einem Mann und einer Frau mit Nachwuchs. Paare, in denen einer Ausländer ist. Auch wenn er nicht aus der EU kommt. Der Partner, der beschließt, ein Dico einzugehen, muss dies dem anderen per Einschreiben mit Empfangsbestätigung mitteilen. Und das bei der Zuverlässigkeit der italienischen Post. Jeder der beiden kann den anderen berechtigen, ihn im Krankheitsfall zu vertreten und Entscheidungen für ihn zu fällen. Das Krankenhaus erteilt allerdings das Recht, den Kranken zu besuchen. Im Todesfall kann der Hinterbliebene den Mietvertrag übernehmen. In diesem Fall steht ihm auch ein Erbe zu. Die Hälfte, wenn der Partner Geschwister hatte, 1/3, wenn er ein Kind hatte und 1/4, wenn 2 oder mehr Kinder Erbansprüche haben. Luca und Gustav sind optimistisch. Bald werden auch sie in den Genuss einiger Rechte kommen, die alle Verheirateten bereits haben. Polemiken lassen nicht auf sich warten. Sulle coppie di fatto e di nuovo scontro, i vescovi attraverso il quotidiano Avvenire hanno messo in guardia il governo Prodi. E Cardinal Ruini confermando la battaglia contro i Dicos. No alle famiglie di serie B, no ai Pax. Omosessuali. Mastella, contrario, non ha partecipato al voto. Berlusconi boccia i diritti per le convivenze, i cosiddetti Dico, e un matrimonio di serie B. In crescente imbarazzo anche i Theodem, i cattolici della Margherita. Noi siamo convinti che questo futuro e questo bene dipendono dalla famiglia con figli. Il no ai Pax non è il rifiuto del rispetto del diritto individuale di ciascuno, è anzi la volontà di promuovere la famiglia come cellula fondamentale della società. Dalla Casa delle Libertà il presidente di AN Fini si schiera con la Chiesa. È giusto che difenda i valori cattolici. E parliamo delle unioni civili. Il disegno di legge è denominato Dico, appena varato dal governo. Si fa sempre più dura la posizione della Chiesa. Nessuna legge degli uomini può sovvertire quella naturale voluta dal creatore senza ferire la società. Dimenticarlo significherebbe indebolire la famiglia, penalizzare i figli e rendere precario il futuro della società. A questo punto Non posso tacere la mia preoccupazione per le leggi sulle coppie di fatto. Favorevoli 158, contrari 136, il Senato non approva. In derselben Woche stimmt der Senat über die Neufinanzierung des Afghanistan-Einsatzes ab. Die Regierung Prodi stürzt. Wie man später erfährt, fehlte ihr eine Stimme. Die dieses Herrn, Senator auf Lebenszeit, Giulio Andreotti, ein eiserner Christdemokrat. Ah, Andreotti, dietro il mio no, i Dico. Vedi, l'ho sempre detto. Ah, quindi era per i Dico che ha fatto cadere il governo, non per la missione in Afghanistan. Dica la verità, Presidente, dietro il suo no dell'altro giorno c'era quel disegno di legge Bindi Pollastrini che concede diritti alle coppie di fatto, gay compresi. Eh sì, la reazione è stata molto dura e non solo da parte della Chiesa e di noi cattolici, ma anche da chi non ha il dono della fede. Und als Prodi im Senat die Vertrauensfrage stellt, ist im neuen 12-Punkte-Programm von den Dico keine Spur mehr. Das heiße Eisen endet beim Senat. È un lavoro del Parlamento costruire un testo sul quale si possa avere un'ampia convergenza. Und Andreotti versäumt es nicht zu unterstreichen, dass Italien beileibe ein solches Gesetz nicht braucht. Cioè questa strana dizione che è stata detta delle necessità di regolamentare le convivenze tra le persone anche dello stesso senso. Io non credo che queste siano le riforme che il nostro paese e che i nostri giovani attendano, signor Presidente. Gustav ist empört und beschließt, einen Film über die Angelegenheit zu drehen. Er möchte auch Luca dabei haben, aber der scheint wenig überzeugt. Gustav lässt den Mut nicht sinken und beschließt, beim Senat vorstellig zu werden. Außer den Dico füllen beim Justizausschuss weitere 9 Gesetzesentwürfe zur Regelung eheähnlicher Lebensgemeinschaften die Regale. Was meint wohl der Vorsitzende Cesare Salvi zu den Dico? Überzeugen sie ihn? Und wer sind diese Herren? Was sagen diese Pilger bloß, dass Gustav und Luca so lange Gesichter machen? Allora, lei chi è? La Sant'Estera. Sant'Estera di sicuro. Seduta aperta, primo punto all'ordine del giorno, in sede consultiva, l'esame del disegno di legge sugli interventi per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori. Im Justizausschuss beginnt die Diskussion. Avrete di che attendere, No, perché ha fatto la relazione del Presidente della Commissione sul disegno di legge del Governo e... Siamo rinviati a cominciare una discussione generale. Finalmente se ne occupa la Commissione del Senato. Mi auguro che cessino un po' di interviste eccessive che ho visto negli ultimi tempi. Ho svolto una critica giuridica, non politica naturalmente, al disegno di legge del Governo che non ritengo abbia un impianto giuridico tale da consentire di assumerlo come testo base per i lavori della Commissione. Anche omosessuali dovrebbero avere dei diritti. No, dei diritti, no. Se lasci i muri non devi morire in muri. Ti ha risposto bene? Bravo. Signora, cosa doveva rispondere? Bene, doveva rispondere sì, bene. Ma secondo lei? Lei cosa pensa dei Dico? Cioè? Che sarà chi? Vabbè, noi siamo per la famiglia, quindi... Sì, ma anch'io sono per la famiglia. Con l'uomo vero, capito? Ma ci sono ancora uomini veri in Italia? Beh, sono un uomo no. Però noi siamo insieme da 8 anni. Vabbè, ma mamma ti ha fatto maschio a te? Eh? Ti serve una femmina? No, no, siamo maschi. Siamo 2 maschi e ci amiamo da 8 anni. Mo che amore! E Dio non lo vuole questo. Dove... maschio e femmina. E perché secondo lei Dio non lo vuole? Cioè dove c'è scritto? Ma l'ho fatto fare maschio e femmina, scusa. Sì, ma cioè, l'amore trascende la procreazione, no? No, no, è la corruzione. Noi siamo insieme da 8 anni e siamo una coppia, no? Per me no. E perché no? Perché no? Perché voi vi ritenete coppia, perché secondo me non... Ma lei ha appena detto, per essere come famiglia persone, ci vogliono due persone che si amano. Noi ci amiamo da 8 anni e non siamo... Cioè, perché no? Penso che... sia una stortura rispetto alla famiglia, che invece è un punto di certezza per la società e ce n'è un grande bisogno. Però per esempio noi siamo una coppia, siamo insieme da 8 anni, sì, e siamo una certezza. Siete contenti? Siamo contenti? Io sono contrario. Perché? Perché sì. Sì, perché sì? Perché sono contro la natura. Come l'avete letta la proposta di legge non è così spaventosa. No, nemmeno la leggo. No, invece bisogna leggerla, perché è solo una cosa meramente burocratica che vuole tutelare i diritti delle persone. Non sono assolutamente d'accordo. I diritti di Dico sono già ampiamente... Libertà di convivenza, quindi è inutile che lo Stato le riconosca. Potete già convivere. La libertà, per me anche essere gay, una cosa è l'omosessualità, una cosa è essere gay. Omosessuale è una condizione, uno si trova per tanti motivi, può essere anche una malattia eccetera, però uno la vive in modo anche abbastanza, come dire, doloroso. Gay invece è un'ideologia, cioè questa condizione dolorosa diventa qualcosa da sbandierare come qualcosa di superiore. Questo sinceramente è un'ideologia che non sono d'accordo. E se suo figlio o sua figlia le dicessero che sono gay o lesbica, come reagirebbe? È una condizione di dolore. Non ho mica problemi, però... Ma lei come padre non sarebbe più contento se suo figlio gay o lesbica non lo vivesse come una condizione di dolore, ma invece lo vivesse in modo pacifico? E dico, cioè, come dire, uno senza una gamba, chiaro, uno l'accetta di vivere senza una gamba, però, come dire, non può far finta che non ci sia la gamba, capito? Che ci sia. Direi che abbiamo parlato abbastanza, sì, no? Ci vediamo. Ma secondo te noi abbiamo, in tutti questi anni... In tutti questi anni... Non ci siamo mai accorti? No, temo che viviamo veramente in un nostro microcosmo, tutelati, protetti, amati dai nostri amici, dai nostri parenti. E invece era una mera illusione. Sorelle, possiamo farvi una domanda? Lei cosa pensa dei Dico? Cosa devo pensare di Dico? È una cosa che non si può pensare. Addirittura? Loro erano chiaramente una coppia di fatto. Quanto sei carino, piccolo burino, io ti voglio bene dalla sera al mattino, io e te saremo sempre insieme. E sai perché ci vogliamo bene. Vorrei se io morissi, i miei ti potrebbero cacciare di questa casa. Se stiamo prendendo a dormire puoi farmi avere gli incubi. Beh, ma siccome non c'è il matrimonio per le coppie gay, e noi non abbiamo fatto una scrittura privata dal notaio, non abbiamo fatto un testamento, potrebbe succedere. No, ma i tuoi non lo farebbero mai. Lo so. Allora, per esempio, non potrei venirti a trovare in ospedale se tu stessi male. No, ma peggio ancora che tu non potresti decidere sulle cure da prendere. Se noi ci lasciassimo dopo non so, 20 anni... o te o me non avrebbe nessun diritto al mantenimento, agli alimenti. Cosa mi sta venendo perché tu sei un po' recitoso, cioè è un po' didascalico così. Vabbè, ma dobbiamo far spiegare questa cosa. Sì, ma è che così didascalico, sì, vorrei che venisse fuori una conversazione, non per esempio l'ospedale, per esempio al cimitero. Deve essere breve la scena. Va bene, continuiamo. Te la pianti, Gustav. Te la pianti, amore. Bella che sei. It's not finished yet. A lady is a lady. You can recognize a lady. I'm a lady. In those chants, like a public parade, for example, is one of those chants in which you must be impeccabile, come si dice? Impeccable. Va bene, se anche si capisce che sono truccato, che se ne frega, sono frocio, sono i pochi vantaggi dell'essere frocio sono poter fare i pompini, che è quello, scambiarsi i vestitini col tuo fidanzatino e soprattutto mettersi la cipria nei giorni di festa. Va bene, va bene. Felicità e dell'amore, e chi condanna l'amore deve ripensare un po', perché è passato all'opposizione del popolo di Dio. Il Vaticano è all'opposizione dell'amore. L'amore si vive, non si confessa, non c'è nessun conflitto tra l'amore e il Vangelo. Il conflitto l'hanno inventato i cardinali, i vescovi, che poi spesso sono omosessuali repressi. Grazie. Drüben im Vatikan sieht man das leider etwas anders und schleichend macht sich der Schwulenhass immer breiter. Gustav geht weiter in den Senat. Diese Frau, die so vertrauenswürdig wie eine Tante aussieht, spielt eine zentrale Rolle in der Angelegenheit. Sie heißt Paola Binetti, Senatorin der Margherita und eingefleischte Gegnerin der Dico. Und was machen diese Herren am Tiberufer mit einem Trauerkranz? L'Osservatore Romano, in piazza sabato sfruttati anche i bambini per promuovere le coppie gay. Bindi fischiata da destra, ma lei spiazza i gay. Paternità e maternità potete scordarvele. Ma come? Ma è matta? Ma io te lo dicevo che questa donna è scissa Aspetta. Dentro. Il desiderio di paternità e di maternità gli omosessuali se lo scordano. Né provetta né adozione né affido per loro, per il loro narcisismo, perché il bambino è la parte debole, ha bisogno di un padre e una madre, quindi è meglio che un bambino stia in Africa con la sua tribù piuttosto che cresca con due uomini o due donne come genitori gay. Questo ha detto. In der bekanntesten Politik-Talk-Sendung entbrennt die Debatte. Vediamo le discriminazioni che ci sono, ma altra cosa, e questo lo diciamo chiaramente, è pensare quello che volete voi, e cioè che culturalmente una coppia di omosessuali possa essere considerata una famiglia. Perché sentendo Cecchi Paone che dice che nella nostra Costituzione quando si parla di società naturale, si intende l'unione di un uomo e di una donna. Ma dove sta scritto? Perché una società di omosessuali, Cecchi Paone, si estinguerebbe perché non c'è la procreazione. Questo dobbiamo dire. Che veramente fa delle ottime trasmissioni di storia, non rivada indietro ai momenti di declino delle varie popolazioni che sono state proprio quelli in cui l'omosessualità è stata dilagante. Sì, proprio vabbè, anche la caduta dell'impero romano. Allora, onorevole Grillini, la prima domanda è se lei come uomo e come politico si aspettava un'omofobia così violenta come quella che si è scatenata in questi giorni. Conoscendo la Chiesa Cattolica Italiana, conoscendo la politica italiana, conoscendo la cultura politica che c'è in Italia, che è una cultura che va dal clerico fascismo al catto comunismo, non mi meraviglia assolutamente questa reazione omofobica, questo razzismo lo chiamerei vero e proprio. Sono posizioni che pretendono di far sì che il Parlamento italiano segua le direttive dello Stato Vaticano. Questo non succede in nessun altro paese europeo, in nessun altro paese occidentale. Una dinamica di questo tipo noi l'abbiamo solo nei paesi islamici. Ragazzi, non vi dico nulla. Ah, non vuole lavorare? No, grazie. Come mai ha partecipato ai lavori della Commissione Giustizia? Non vi dico nulla, però lo può facilmente immaginare, è uno dei miei massimi interessi. Appunto, ma lei non è un membro però. Comunque c'è sta libertà, i senatori della Repubblica possono partecipare al lavoro di tutte le commissioni. Ma è intervenuta? È in commissione? No. Non vi dico nulla, scusate, lo sapete perché, quindi non vi dico nulla. Le parole del Papa qualcuno le ha citate? Di questa legge non si sente un grande bisogno. In altri paesi ci sarà una società nella quale sono diffuse queste forme di convivenza fuori dal matrimonio. In Italia non è così. In Italia il 96,1% delle coppie sono coppie tradizionali. Quelle non tradizionali sono il 3,9%, di esse la metà è fatta da giovani che entro 5 anni o si sposano o si lasciano e non chiedono una regolamentazione particolare. Gli altri sono in buona parte separati, separate, divorziati, divorziate, che non vogliono perdere gli alimenti e non chiedono questa regolamentazione. Abbiamo visto la Piazza Farnese, c'erano gli omosessuali e solo loro. Per quello che riguarda gli omosessuali possiamo parlare di diritto a costituire una famiglia? No, perché è altrettanto sbagliato trattare in modo uguale situazioni diverse come trattare situazioni diverse in modo uguale. La famiglia, fondata sul matrimonio, come dice la Costituzione italiana, ha la funzione di favorire la nascita e l'educazione dei figli. Niente figli, niente famiglia. Arrivederci. Arrivederci. Non ci sono figli, non c'è famiglia, né coppia, perché né coppia, né famiglia, né coppia. Sono molto stanco, ho camminato molto. Ma di quella cosa vuoi, ma che vuoi? No, ma tu che vuoi? Cosa? Non mi dai un bacino? Perché? No, perché tu non vuoi non credere in questo progetto. Ah, Gustav, è il tuo progetto, ma sono sicuro che tu lo saprai fare benissimo, ma io non, Gustav, possibile che tu dopo 8 anni ancora non mi conosci? Tu pensi che io sia una persona capace di fare questo, di andare ma non ho detto che devi fare questo, però se è una cosa che vogliamo fare insieme, allora dobbiamo andarci alle cose anche insieme. Non è una cosa che vogliamo fare insieme, è una cosa che hai scelto di fare tu e poi a un certo punto hai deciso che l'abbiamo fatto insieme e io non ero d'accordo. Gustav, ti prego, fallo tu, sarai bravissimo. No, portati il. Ma che senso ha se noi partiamo dalla nostra situazione? Ti prego, non puoi chiedere. Però. Sì, ma è anche un tuo diritto di poter sapere, no? Me lo racconti tu. Ma credo. Perché non è la stessa cosa? Cioè, ti devi anche confrontare con le altre realtà. Ah, senti, questo non mi va, c'ho un mal di testa. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedicto fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatori, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedicto fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatori. Adesso ci disponiamo in una lunga fila, qui sulla mia sinistra, getteremo la corona di fiori. Quando io dirò onore ai bambini abortiti, ora e sempre avremo tutti onore, indice verso Dio. Onore ai bambini abortiti, ora e sempre onore! Il Milizia Cristi è un movimento politico cattolico al di fuori dei partiti. Noi siamo stati i primi che hanno organizzato contro i Dico con il Comitato Difesa e Famiglia il 3 febbraio da Santa Maria Maggiore a San Giovanni. Siamo stati i primi a organizzare questa marcia proprio perché praticamente siamo favorevoli alla famiglia fondata sulla natura, cioè un uomo e una donna, un papà e una mamma, perché da questo dipende il nostro futuro. Ci sono delle famiglie o delle donne che sono coppie lesbiche che hanno un figlio. Non è giusto che anche loro abbiano una tutela giuridica, ecco, o anche i bambini soprattutto. Ecco, allora... che se loro hanno già questo, la cosa migliore da fare per loro sarebbe quella di togliere il bambino a loro, perché è un abuso psicologico e mi chiedo come possa essere educato in una famiglia, fra virgolette, composta da o due mamme o solo due papà. Cioè, stiamo parlando di un essere umano, cioè di una creatura spirituale e materiale. Ma che cosa loro possono insegnare a questo? Cioè, solamente una perversione, un qualcosa che va contro natura. Cioè, quale sarà l'educazione? Il bambino cresce vedendo che due donne vanno a letto insieme? Cioè, che problema può avere un figlio, secondo te? Non lo so, secondo me verrà sicuramente turbato al 100% e non capirà. Cioè, molte cose a livello verrà represso, complessato, alterato. Ma lui, cioè, si amerà anche i suoi genitori, sì, sue madri, no? Allora, secondo questo discorso, noi possiamo dare dei figli pure a dei pedofili. Diamogli dei figli a dei pedofili. No, ma qual è il problema? Cioè, è impossibile che venga un uomo sano da ciò che è infetto. Questa è una perversione. Che bello questo posto, però, eh? E poi dopo... Ma io non avevo il coraggio di chiudermi quando c'è. No, ma tu eri fin troppo amicale. Grandi sorrisi, scambi di bigliettini, capace che ora ti invita a cena per una pizza domani. Oh. Tu lì annuivi con la testa? Sì, certo, sì, deviate, certo, sì, malati, certo, cioè pericolosi. E io fai, oh, che buffo, che tipo che sei. Poi il tipo si è tolto l'occhiale, ha fatto vedere lo sguardo magnetico e tu ti sei innamorato. Io mai come in questo periodo della mia vita mi ero sentito contro natura. Io non sapevo di essere contro natura. Anzi, io mi sentivo così naturalmente naturale. Tu? Anche tu? Tutto in me era così naturale. Invece adesso tutto è contro natura. Madonna, ma guarda che meraviglia questa immagine. Fai questa immagine. Questo è il mio posto preferito a Roma, amore. Sappilo. Un giorno devi spargere le mie ceneri, un pochino le devi spargere anche qui. Noi siamo per il matrimonio così come previsto nel codice civile, non ci sembra che sia assolutamente sufficiente. Per il resto questa norma è stata dimostrata ampiamente a tutti gli interventi che per quanto riguarda le coppie eterosessuali creerebbe una confusione e devasterebbe completamente l'ordinamento giuridico italiano. Quelli omosessuali? E quelli omosessuali si facciano in privato quello che gli pare, contenti loro. Né insabbiare né accelerare. Sì, questo l'abbiamo anche questo l'abbiamo 50 volte lo dobbiamo risentire. No, parecchi ancora ho l'impressione. Discussione generale, quindi. E ciascuno dice la propria. Io dico che ho detto tante cose. Noi siamo contrari. Buonasera. Buonasera. Ho chiamato tante volte per un'intervista con la ministra Bindi. Sì, ha per caso mandato già un'email? Sì, varie. Quando? E, ho iniziato a mandarveli a febbraio o i primi di marzo. Le posso chiedere cortesemente di reinoltrarla così? Certo. La dottoressa gliela sottopongo. Va bene, gliela mando subito. Gustav schreibt Dutzende Male an Ministerin Bindi. Auf eine Antwort wartet er natürlich heute noch. Die Senatoren treffen sich weiter fleißig einmal pro Woche zur allgemeinen Diskussion. Gustav ist immer mit dabei. Ist eine Lösung in Sicht? Und was denkt Ministerin Pollastrini darüber? Die Familienverbände haben unterdessen eine große Demonstration gegen die Dico angesagt, den Family Day. Der Vatikan erteilt sofort seinen Segen. Unter den Anhängern auch der neue Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz, Monsignor Angelo Bagnasco. Wer auf eine sanftere Linie gehofft hatte als die seines Vorgängers Kardinal Roini, tja, der hatte sich leider getäuscht. Am 30. März zum Beispiel sagt Bagnasco hinsichtlich der Dico, wenn erst die Ethik gefallen ist, dann wird es auch schwierig, Nein zu Inzest und Pädophilie zu sagen. Desidero per un verso rilevare la convergente, accorata preoccupazione espressa dai vescovi su questo disegno legislativo inaccettabile sul piano dei principi. ma anche pericoloso sul piano sociale ed educativo. Ai politici cattolici la CEI ricorda che hanno il dovere morale di votare contro il riconoscimento legale delle unioni omosessuali e che devono sentirsi particolarmente interpellati dalla loro coscienza rettamente formata a difendere le leggi che promuovono i diritti fondati sulla natura umana. Ma non Amore, ti sbrighi che abbiamo l'intervista con la Pollastrini? Erinnern Sie sich noch an sie? Barbara Pollastrini, Mitautorin der Dico und die einzige, die ihren Prinzipien treu geblieben ist. Sì, io sono molto preoccupata, questo sì, perché non mi è, il fatto che i Dico possano essere usati per dividere il paese e che, ahimè, una parte delle autorità ecclesiastiche abbiano deciso di condurre con toni un po' da crociata questa campagna mi ha dato dolore. Ciò che mi preoccupa non è però questo, quanto che una parte della politica abbia piegato la testa, perché vede, i ministri giurano nei confronti sulla Costituzione, ma anche i parlamentari giurano sulla Costituzione. La Costituzione italiana è la Bibbia laica, infrangere la Bibbia laica è qualcosa di molto grave. Unterdessen zieht der Frühling ins Land. Die Vorbereitungen für den Family Day laufen auf Hochtouren. Gustav versucht mit allen Mitteln, Luca dazu zu bringen, ihn auf die Demonstration zu begleiten. Sie sollen sich als Pilger verkleiden. Aber Luca ist immer deprimierter und will nichts davon wissen. Wird das Lächeln all der lieben Kinder ihn aufheitern? Und diesen Herrn da, haben wir den nicht schon wo gesehen? Gleichzeitig findet auf einem anderen Platz in Rom eine Gegendemonstration mit dem Titel »Weltlicher Mut« statt. Währenddessen kündigen die Linksdemokraten ihren Zusammenschluss mit der Margherita an. Die Demokratische Partei soll aus der Taufe gehoben werden. Was mag wohl aus der Ehe zwischen Ex-Kommunisten und Ex-Christdemokraten entstehen? Ein Gesetz für Luca und Gustav vielleicht? Und was wird Frau Binetti dazu sagen? Und Frau Bindi, wird sie sich von unseren furchtlosen Helden interviewen lassen? La parola a Rosi Bindi, prego Rosi. Io non ho fatto un sacrificio, io non ho rinunciato ai valori nei quali credo. La famiglia, ancorché riconosciuta come un plusvalore, non può mai essere come scelta di vita l'impedimento al riconoscimento di altri diritti per le persone. Frau Bindi ist unnahbar, aber Luca und Gustav gelingt es, ein Treffen mit Paola Binetti zu vereinbaren. Sie zeigt sich offen, obwohl sie sich im Fernsehen als wenig gay-friendly profiliert hat. Allora signori concorrenti, state molto attenti adesso perché vi farò delle domande piuttosto complesse. L'omosessualità è A. una devianza della personalità, B. una caratteristica della personalità. Vedete che i quiz vanno all'osso della questione. Che cos'è l'omosessualità? È una cosa normale come qualunque altra cosa o no? Secondo me non è una cosa, non è una... È una devianza? Sì. Sai bene che il DSN non dice quello che dici tu, il manuale degli psicologi e degli psichiatri, quindi sei fuori dalla categoria degli psicologi e degli psichiatri, si dice un'affermazione di questo genere. Puoi metterti un attimo qua, sulla... Tutti noi accettiamo l'idea che una squadra di calcio sia fatta tutta da uomini. Accettiamo l'idea che una partita di tennis o è fatta da una coppia o se no è un misto. Però accettiamo l'idea che ci sono regole diverse per modelli diversi. Il matrimonio ha la sua regola interna, le vorrei dire da sempre. Io vorrei che lei assumesse in questo momento, anche una volta come linguaggio simbolico, il racconto biblico della creazione, no? Maschio e femmina Dio lo crea. È la prima affermazione. Cioè dopo aver creato gli uccelli, dopo aver creato gli animali della terra, dopo aver creato i fiori, crea l'uomo e dice maschio e femmina Dio lo creò. La mia attenzione alla realtà della persona omosessuale è massima a lui come persona, ma non prevede un riconoscimento di una relazione che diventi matrimonio simile. aspettami. Cioè, non lo so, non mi sento praticamente a mio agio. Vorrei riprendere, se tu te la senti di fare delle domande, chiedi sempre prima se sono disposto a rilasciare una dichiarazione. Beh, io chiedo se posso fare una domanda, per cui... Sì, allora dai, dammi la telecamera. Ma proviamo più con le donne, perché gli uomini sono un po' troppo aggressivi. Sì, certo, chiediamo se possiamo... Sta parlando al microfono. Stamattina prima, guarda, possiamo fare una domanda privata? Chi siete? Della televisione francese. Sì. Tu stai chiedendo libertà per cosa? Libertà di poter credere. Ma nessuno ve lo impedisce? Ce lo impediscono perché adesso basta dire che si crede nella famiglia, che si crede nei valori, che si crede nella vita e sei messo agli argini. E cercano di schiacciarti e di farti pensare. Cercano quindi i giovani di non liberare. Invece è il caso di ritornare ai valori, è il caso di credere nella famiglia, di credere nella... E voi perché siete contro il Dico? Perché crediamo nella famiglia. Sì, ma uno non esclude l'altro. Sono cose completamente distinte. Appunto, però dare diritti agli altri non toglie niente alla famiglia. Non ci interessa, ti dico. Voi perché state facendo la manifestazione? Perché allora fate la manifestazione contro se non vi interessano? Che cosa significa questa domanda? Non capisco proprio il significato. No, vorrei capire perché siete contro il Dico. Cioè noi siamo una coppia, siamo insieme da 8 anni e perché non dobbiamo avere alcuni diritti fondamentali? Ho già risposto. No. Scusa, posso farvi una domanda? No, perché? Chi siete? Siamo giornalisti. Guarda, non siete ben accetti, se ve ne potete andare cortesemente. No, perché è una manifestazione. Se ve ne potete andare ci fate una gentilezza. È una manifestazione pubblica. Fateci questa cortesia, per favore. No. Abbiamo parlato con i carabinieri, li abbiamo fatto vedere. Se ve ne andate, visto che la manifestazione la organizziamo noi. Questa è una manifestazione pubblica. Perché se non volete fare le manifestazioni, se non volete le domande. Adesso avete fatto l'intervista, andate per le domande. Io sono giornalista. Posso fare delle domande? Non ci interessa. Non ci interessa, se potete farci questa gentilezza. Dai, andate, per favore, fateci questa cortesia. È anche una questione di principio. Siete stati gentilissimi, guarda, grazie. Vediamo poi in caso domani a Family Day, eh? Vai, vattene a casa, va. Vabbè, Gustav, dai. Andate, va. Gustav, andiamo, dai, veramente. Vabbè, resti tu, io vado, ciao. Cioè, non voglio fare assolutamente queste cose. Noi stiamo rinunciando al nostro diritto. Ci menano, non hai capito che ci seguono fino a casa. Ma allora ci facciamo venire e facciamo vedere il vero senso di questa manifestazione. Ma non lo sa il vero senso dei fascisti. Sono dei pazzi saltari, grazie a Dio erano 47, li ho contati, però... Comunque mi hanno impressionato perché erano giovani, erano persone. Ma comunque Gustav, tu devi stare attento perché noi siamo proprio se non siamo tornati. Sì, ma cioè, voglio avere il diritto di poterlo dire in una piazza, anche se ma ci sono. Ma che ti frega di dirlo a questi stronzi? Sì, ma guarda, qui c'è Family Day e qui ci sono tutti questi che adesso ci volevano mandare in questo paese. Mamma mia, ma dove porti te la sera? Ma portami a teatro, ma portami a mangiare la pizza, ma non mi portare a queste manifestazioni dei fascisti. Dai. Amore, noi dobbiamo andare adesso perché sai che l'altra manifestazione finisce alle 19, se noi arriviamo solo alle 5:30 non ce la facciamo. Ci serve almeno un'ora? No, non ci voglio stare un'ora lì, Gustav, scusami, ma non esiste che io sto un'ora lì con quei pazzi. Cioè, non ne posso più, Gustav. È 2 mesi che mi fai frequentare questi pazzi esaltati. Io sono stato 35 anni della mia vita senza doverli mai vedere, senza entrare in una chiesa. E adesso tutto insieme devo avere a che fare con questi. Non mi va, mi sento male. Non voglio farle domande. Da questi ogni giorno. Ma diranno la stessa cosa, dicono sempre le stesse cose, Gustav. È un disco incantato, poverini, dicono sempre quelle cose lì. Non ci serve sentire cosa ci diranno, lo so già, te lo posso dire io. Questo vuol dire che io anche oggi non scrivo i miei articoli. Sì. Che te frega, tu domani parti, vai a Vilnius, io devo stare tutto il giorno a scrivere. Oggi lo slogan l'abbiamo riassunto in questo striscione che se adesso lo alziamo si vede, per la famiglia secondo natura, che è un po' il riassunto praticamente delle parole del Santo Padre e quelle, diciamo, che ciascuno di noi dovrebbe avere. Abbiamo il principe Ruspoli che ci onora da anni con la sua presenza. Buongiorno. Non discutere mai Santa Romana Chiesa, perché Santa Romana Chiesa è il centro del mondo, l'universalità di Roma è il centro del mondo, quindi la Chiesa si serve e non si discute. Supponiamo che tutte le persone che ci stanno sulla terra, gli omosessuali restano tali, gli eterosessuali diventano omosessuali. L'umanità nel giro di pochi decenni si estinguerebbe. Se oggi due uomini possono vivere insieme e usufruire degli aiuti dello Stato, domani anche 10 uomini potranno vivere insieme e usufruire degli aiuti dello Stato, dopodomani anche 4 uomini e un cane, perché no? Se non c'è più una regola che sancisce che la famiglia è una, andiamo a Piazza Nona, che magari sono più simpatici. Il Papa senza rimane è un cretino, perché non sa come lascia la pace. A chi chiede dei diritti, ma la famiglia non corre nessun rischio, è là, buona, cattiva, pervertita, bigotta, ricca, povera, è lì, e a chi la tocca? Senatore Bob, lei partecipa alla discussione oggi? Sì. Senator Luigi Bobba, der zusammen mit Binetti die Theodem-Gruppe gegründet hat, den ultrakatholischen Flügel der Margherita-Partei. Vi sentite rafforzati dopo il Family Day? Le vostre posizioni? Un segnale forte. Un segnale forte che stabilisce il senso delle priorità. Condivisa dal ministro Pollastrini di costituire un comitato ristretto. Questa proposta ha avuto il consenso di tutti i gruppi il rappresentante di AN si è riservato di sentire il suo gruppo prima di formalizzare il suo consenso. Poi ho detto fin dall'inizio né accelerare né sabotare, prima dell'estate ci sarà un voto. Ora sto dicendo da un mese e mezzo, voi non ci credete, invece è così. Nach monatelanger Arbeit hat der Justizausschuss nun beschlossen, einen Unterausschuss zu gründen. Senator Salvi wird seinen Gesetzesentwurf vorstellen. Aber was wird geschehen? Und was hat Frau Binetti noch mit ihren Freunden im Senat verloren? Unterdessen überflutet eine farbenfrohe Menschenmenge die Straßen der Hauptstadt. Gay Pride 2007. Wo vorher noch Anti-Dico-Pilger marschierten, tauchen jetzt Gustav und Luca wieder auf. Di origine. Qualcun altro nella sacra famiglia benedetta dal parroco è stato picchiato, odiato, cacciato, discriminato. Non sono famiglie quelle dove si costringe un ragazzo gay ad andare dallo psicologo, dal psicoesorcista. Persone di sesso diverso. È qualificante la famiglia dove la donna non è picchiata, dove un figlio non è abusato. La famiglia normale è quella dove c'è ascolto, rispetto, dove c'è amore, dove siamo una Mit ihren Menschenmassen hat Luca und Gustav wieder Kraft und Hoffnung gegeben. Nach einer so großen Demonstration würde sich doch jetzt ganz ohne Probleme der Weg für ein Gesetz ebnen. Allora, in queste settimane ho provato a lavorare e quindi propongo un testo, diciamo, lo valutiamo. Ein paar Wochen später stellte Senator Cesare Salvi seinen neuen Gesetzesentwurf vor. Addio ai Dico, arrivano i CUS, ma CUS è il centro universitario studentesco, io sono già iscritto al CUS. Die CUS, Verträge zur solidarischen Vereinigung mit klareren Regeln als die Dico und der öffentlichen Anerkennung eheähnlicher Lebensgemeinschaften, auch schwuler Paare. Vogliamo togliere i diritti di nessuno, però allo stesso tempo vogliamo mantenere la specificità di alcuni stigmati. Noi proponiamo che la legge non si faccia. E comunque ormai vedremo la ripresa. Aber wieder wurde nur gestritten. Und so fuhren alle ohne ein neues Gesetz in den Urlaub. Schwulenfeindliche Zwischenfälle füllten weiterhin Zeitungen und Fernsehsendungen. La notizia di un 17enne costretto ad abbandonare gli studi dopo che un professore lo aveva accusato di essere gay. Gay denunciati per un bacio è polemica. Coppia gay fermata al Colosseo, noi denunciati per un bacio, la Turco, chiedete loro scusa, i carabinieri facevano atti osceni. No, detta così sembra che erano i carabinieri che facevano atti osceni. Allora, adesso facciamo un bacio per la Binetti. Per la Binetti. Un altro per la Bindi. E uno per qual è quell'altro cattivo? Il Papa. Ah, quello è cattivo. E uno per quello che non mi piace niente. Per... Ah, Bagnasco, Bagnasco. Ah. Sai come mi piacerebbe finire il film? Come? Col voto della legge al Senato. Ma Gustav, ancora pensi che faranno la legge? Ma non hai capito che non passerà mai questa legge? Non hanno nessun interesse. Ma sì, Salvi lo farà. Die Monate vergingen und im Senat wurde ewig weiter diskutiert. Erst im Jahr 2030 wurde auch in Italien ein Gesetz für eheähnliche Lebensgemeinschaften Wirklichkeit. Habemus Papam. Im selben Jahr bat der neue Papst, Sebastian I., alle Homosexuellen, die Opfer der Homophobie geworden und auf dem Scheiterhaufen geendet waren, offiziell um Verzeihung. Luca und Gustav hatten aber schon vorher geheiratet, ganz auf ihre Weise. Stand alone without a fair chance tonight. Here again, by your side when they turn on all the lights. Yes, I'll follow you tonight. In 20 Minuten reservieren wir gleich für einen neuen Blick auf eine vertraute Welt. In Artes Kulturmagazin zum Zeitgeschehen.